Eccolo qua, questo signori e signori è Sassalbo, si tratta di una frazione, o meglio di uno dei 100 borghi del comune di Fivizzano. Qui accanto a me ho Roberto Ligeri, giornalista della Nazione, che ci racconta un po' questo territorio. Intanto questa, se vogliamo, simpaticamente possiamo definire la capitale di un'area molto importante. Sì, ci troviamo esattamente nel cuore del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Siamo in provincia di Massa Carrara, a pochi chilometri da qua, il valico del Cerretto, e c'è il confine con l'Emilia Romagna, la provincia di Reggio Emilia. Passo del Cerretto e poi naturalmente ricordiamo le stazioni sciistiche proprio di questo territorio. Cerretto Laghi è una delle più importanti stazioni sciistiche della montagna emiliana e comunque dell'Appennino tosco-emiliano, ecco. Allora, questo paese veniva considerato il paese senza i camini, perché? Ma fondamentalmente veniva considerato il paese senza camini in quanto in zona di fiorente castanicoltura tutte le case erano rappresentate, tutte le case erano in possesso di un grado, cioè dell'essiccatoio o metato, come si chiama, dipendentemente dalla zona, diciamo, interessata. Quindi i camini non esistevano perché le persone traevano quel poco di calore direttamente durante il periodo invernale dal lavoro di essiccazione necessario per le castagne. Un'altra piccola curiosità: questo popolo, ora evidentemente di qualche centinaio di persone che vive stabilmente, è qui, è di origine del Mar Caspio. Ma secondo alcuni autori, appunto, sembra che le prime popolazioni che si sono insediate in questa vallata fossero originarie proprio di quella zona, ecco. Ecco, poi ricordiamo che l'etimologia del nome prende spunto dalle cave naturali di gesso. Sì, Sassalbo, l'etimologia dal latino saxum album, cioè pietra bianca, deriva appunto da quel blocco di gessi triassici che si vedono a sinistra dell'abitato, a sinistra del paese, e costituiti da gesso, tant'è che fino alla Seconda Guerra Mondiale vi erano attive delle cave di gesso. Benissimo, ma adesso andiamo a scoprire un dolce che viene tuttora realizzato e che si chiama? Dunque, il dolce tipico di questa zona è la carsenta, che è un po' il dolce tipico della zona lunigianese di questo versante. Parliamo soprattutto degli ambienti, dei paesi, delle borgate di alta montagna. Ecco, andiamo a fare la conoscenza di questo dolce che aveva una funzione estremamente interessante. Andiamolo a scoprire insieme con la signora Roberta. Ed eccoci qua a raccontare la storia della carsenta, che è il dolce tipico proprio di queste parti. A raccontarci la storia di questo dolce, che non è semplicemente un dolce, ma è proprio un modo per iniziare una storia d'amore vera e propria, c'è la signora Roberta. Allora, intanto raccontiamo questo ciambellone, sì, che è la carsenta, che funzione aveva in occasione di San Michele? Allora, San Michele, diciamo, se c'era ragazzi che si volevano fidanzare e sposare, allora mandavano degli amici a casa dei genitori della sposa. Della sposa, in modo che presentava questa carsenta. E se veniva accettata, diciamo, per questa occasione, veniva divisa in metà e metà veniva restituita. Voleva dire che praticamente era accettato il... Quindi i genitori della sposa, sposa, venivano accettati, e quindi se invece tutto il ciambellone, e quindi la crescente tornava indietro, ahimè, praticamente niente da fare. Diciamo, poi il promesso sposo si doveva arrangiare in altri modi. Poi si incontravano i vari genitori della sposa e dello sposo, chiedevano praticamente l'eredità che avevano, come benessere e tutto quanto. Comunque il primo approccio, poi non è detto che la cosa potesse andare a buon fine, ma intanto il primo approccio era legato alla, ripeto, divisione della ciambella della cascetta. Noi non lo dividiamo, ma lo apriamo, e vorrei che la nostra Roberta ai nostri telespettatori spiegasse, ecco qua, l'ingrediente
ingredienti base di questo dolce tipico appunto di Sassalbo. Gli ingredienti sono anche poveri, perché a quei tempi non è che ci fosse stato una grande benessere. Quindi? Allora, ci sono uova, che avevano loro le galline, il latte che avevano la mucca, e poi c'è il lievito e praticamente la buccia di limone con un po' di limone strizzato, gli anicini e l'uvetta. Ecco, questi sono gli ingredienti base della crescenta. Sì, con il lievito. Benissimo. Certamente. E così abbiamo scoperto un dolce che serviva come approccio ufficiale da parte del pretendente fidanzato alla fidanzata. Poi c'è tutta una storia, se poi c'erano le mucche, c'erano i maiali e c'era anche l'altro ben di Dio, si poteva forse concretizzare, e se no, ahimè, si mangiava comunque. Grazie Roberta. Il nostro percorso continua. Guardate che miele meraviglioso, il miele di castagno, il miele di acacia. Grazie all'apicoltore che qui che rappresenta l'Associazione Apicoltori della Lunigiana, esattamente Andrea Guidarelli. Intanto la storia del miele si perde notte ai tempi qui in Lunigiana. Certo, è ancora dal 1400, dal catasto di Pontremoli, che abbiamo le prime segnalazioni di alveari censiti. Quanti siete come apicoltori? Come apicoltori siamo 45. E poi bisogna ricordare che il vostro miele è stato il primo ad essere riconosciuto dalla Comunità Europea. È stato il primo nel 2004 ad avere il riconoscimento della denominazione di origine protetta. Molto bene. Allora, caro Roberto Ogeri, intanto vogliamo ricordare il giornalista della Nazione, avrà il piacere poi di assaggiare il piatto di Claudio Bini. Ecco, raccontiamo un pochino dell'aspetto storico di questo miele per questo territorio. Ma abbiamo delle prove inconfutabili provenienti dal catasto di Pontremoli, che già nel 1400 c'era praticamente l'allevamento delle api appositamente per ricavarne il miele, soprattutto di castagno. Ed era un miele apprezzato anche dalle famiglie nobili dell'epoca. Certamente, visto il periodo a cui ci riferiamo, dalla casata dei Marchesi Malaspina. Pensa un po'. Signori di Lunigiana. Ecco, tornando a parlare del miele, intanto le api hanno una funzione estremamente importante sotto l'aspetto ecologico, vero? Certo, le api riescono a impollinare diverse essenze e quindi mantengono la biodiversità del territorio, al di fuori di raccogliere un nettare di vino. Quindi riescono a monitorizzare un territorio e se ci sono le api, in buona sostanza è un territorio sano. È un territorio sano in quanto le api vivono soltanto in territori dove c'è salubrità. Quanto era importante nel passato il miele, nell'ambito ovviamente di un menù, di una cena, di un pranzo? Ma se andiamo a cercare anche l'antica Roma, addirittura veniva messo miscelato con il vino. Comunque, per tornare a noi, era di un'importanza fondamentale, in quanto era principalmente il dolcificante dell'epoca. Non esisteva lo zucchero. Esisteva lo zucchero, pertanto, e veniva adoperato in cucina molto per i dolci. Secondo lei, signor Andrea Guidarelli, quali sono gli abbinamenti più suntuosi che il miele può avere nell'ambito ovviamente di alcune portate? Nelle portate lunigianesi può essere la pattona, che sarebbe una frittella cotta nel forno. E poi, con farina di castagna e con un po' di ricotta di pecora e il miele di castagna dopo. E infatti in questo momento la regia ve l'ha proprio sottoposta. Queste sono frittelle con... Va bene, comunque gli elementi di cui lei ha fatto riferimento sono questi. Tornando a parlare di come nasce il miele, ci racconti un po'. Il miele è una sostanza zuccherina che le api secernono dai fiori, quindi dai nettari dei fiori, e trasportandola e passandola da ape a ape inseriscono degli enzimi particolari, quindi cambia la composizione del prodotto e riducono l'umidità, e da qui nasce il miele. Ecco, una curiosità che non ho ancora chiesto, ma c'è una maturazione del miele? Cioè, quanto intercorre da questa operazione dell'impollinamento alla realizzazione del miele stesso, e quindi dall'arnia chiaramente voi togliete il miele? Quanto tempo intercorre, grosso modo?
Ma solitamente la maturazione del miele si vede quando il miele è asciutto, quindi è al di sotto dei 18% di umidità. E le api ci mettono 5, 6, 10 giorni. Benissimo, e dopo questa piccola curiosità noi ringraziamo il nostro Roberto per questi cenni storici e ringraziamo Andrea Guidrelli, ricordiamolo, presidente dell'Associazione Apicoltori del Consorzio della Lunigiana. Grazie ancora. Siamo all'interno della cucina dell'agriturismo al Vecchio Tino, siamo nel comune di Fivizzano, proprio nel centro della Lunigiana, ai piedi delle Apuane, con Claudio Vini, che è di origine brianzola, ma da qualche anno ha scelto di trasferirsi qua, di creare questo ambiente meraviglioso. Tra l'altro tu non sei solamente semplicemente lo chef, il cuoco, ma sei molto di più. Sì, esatto, diciamo che sono un cuoco contadino, cioè mi trovate in cucina, mi trovate nell'orto, mi trovate dappertutto. Bellissima peggio definizione. Il cuoco contadino passerà ai posteri, va bene, ok. Tra l'altro è coadiuvato per quanto riguarda la sala dalla mamma Gabriella, esatto, che noi salutiamo. Allora, ricordiamo subito il titolo del piatto, più che altro del dolce o dessert che adesso ci proporrei. Il dolce praticamente è una frittellina di castagne, semplicissima, fatta con della farina di castagne. Io gli metto due pinoli, giusto come variante, acqua e un pochettino di sale. Ovviamente tutto inondato da buon miele DOP di castagno dalla Lunigiana. Ecco, un miele di un apicoltore eccezionale che veramente è stato certificato insieme al miele della Lunigiana il primo DOP per quanto riguarda questo settore d'Italia, bene precisarlo. Allora, il miele, tra l'altro, che tipo di miele utilizzi? Un miele di... Io un miele di castagno, di giusto castagno, per mantenere esatto, la linea. Allora, siamo pronti, gli ingredienti abbiamo ricordati, non ci resta che partire. Vai Claudio. Ecco. Allora, intanto usiamo... Farina di castagne. Questa qui è dei miei castagneti, quindi facciamo tutto noi. Quindi anche l'essiccazione? L'essiccazione no, la faccio fare perché è un lavoro molto complicato. O sto in cucina o sto nel mercato. A Sassalbo lo facevano addirittura in casa, nei metati, e Sassalbo era appunto il paese senza i camini, che fa parte del territorio di Fivizzano, quindi uno dei 100 borghi meravigliosi di questo territorio. Allora, adesso utilizzi un'acqua, tra l'altro l'acqua delle Apuane. Delle Apuane, esatto. L'acqua delle Apuane. Ecco, un'acqua cristallina, freschissima. Ecco qua. Benissimo. Quindi facciamo la pastella, pastellina di farina di castagne. Castagne del castagneto dell'agriturismo al Vecchio Tino, poi olio, gli mettiamo l'olio già ben caldo, sta già scaldando, pinoli, mettiamo due pinoli tostati perché rilasciano gli oli essenziali. Attenzione, anche questi sono i pinoli magari di San Rossore, dai, tanto per utilizzare sempre prodotti del nostro territorio. D'altra parte questa, ricordatevi, è vetrina toscana. Allora, fai un cambio? Sì, faccio un cambio tattico. Vediamo se il nostro cameraman riuscirà poi a inquadrarlo da lontano, va bene? Benissimo, ok, voilà, ci siamo. Due secondini perché deve temperatura acquisire il calore. Intanto ricordiamo sempre, ma ecco, chi sono i tuoi commensali normalmente? Che cosa cercano da te quando vengono qui all'antico, al Vecchio Tino? Un po' di particolarità, quindi accostamenti strani, piuttosto che cose che sono fuori da ogni, tra virgolette, mi fai un esempio, fammi un esempio di qualche piatto che possiamo definire il tuo calte per il tuo menù, dai. Abbiamo, ovviamente, lavorando con le castagne, facciamo gnocchi di castagne con del lardo e del rosmarino. Quindi sempre un abbinamento. Un abbinamento dolce-salato. Dolce-salato, ecco, diciamo che questo per esempio è una cosa che ricorre molto spesso. Sì, qui da me sì. Assolutamente, benissimo. Quindi da lì è anche il cinghiale, anche quello con le mele e con le castagne. Bellissimo. Bene, quindi avete capito? Ecco, se non conoscete ancora questo luogo, qui a Fivizzano, più esattamente nel borgo di... Monte dei Bianchi. Siamo nella Valle del Lucido. Del Lucido, è bene precisarlo. Vai! Allora, adesso attenzione, ecco la frittellina, che chiaramente quando l'olio sarà arrivato al gradi. Sta lavorando già. Giusti, sta già lavorando, perfetto. E voilà. Galleggerà e quindi a quel punto sarà lavorata.
Benissimo. Speriamo. È semplicissima, ricordatevi, è come l'impasto del castagnaccio, se vogliamo, semplicemente il castagnaccio a secondo delle zone nel quale viene fatto il castagnaccio, quindi c'è l'apporto qualche volta della scorza d'arancio, c'è l'apporto, qualcuno mette addirittura le noci, qualcuno mette non solamente i pinoli ma anche il rosmarino, qualcuno addirittura mette l'uva passa o l'uva saracena. Sì, diciamo che è versatile. Quindi è estremamente versatile. Come preparazione. E ricordiamo che il castagnaccio è uno dei dolci che ci invidiano in tutta Italia e anche in tutto il mondo. Eccolo qua, perfetto. Voilà. Vedete, adesso galleggiano e quando galleggiano vuol dire che siamo quasi vicini chiaramente alla completa cottura. Allora, benissimo. Se ancora non siete di Vetrina Toscana potete diventarlo, semplicissimo, www.vetrina.toscana.it, cosa che ha già sposato Claudio Bini da tempo, perché qual è, devo dire, la filosofia fondamentale di Vetrina Toscana è quella di rafforzare il concetto di territorio, e cioè noi abbiamo come regione toscana un primato assolutamente, come dice, imbattibile, quello di aver censito oltre 400 prodotti tipici del nostro territorio. Pensate, questo non ce l'ha né la Sicilia, né la Lombardia, né tantomeno il Veneto o il Piemonte, e questo ci dobbiamo essere assolutamente orgogliosi. Bene, noi dobbiamo rafforzare questo concetto di territorio, cosa che Vetrina Toscana ha sposato nel tempo. Allora, ancora un paio di minutini, giusto per... Benissimo, ci siamo. 1, 2, 3. Ed eccoci qua, le frittelline sono pronte. Adesso le scoliamo. Le mettiamo nel piatto, eccolo qua, di presentazione. Li facciamo asciugare un po'. Un pochettino all'olio, esatto. Li facciamo asciugare. Molto bene. Voilà. Dopodiché le passiamo direttamente, eccolo qua, croccanti, buonissime, solamente a vederle fanno venire l'acquolina in bocca. Ecco qua. Claudio, a proposito, che tipo di miele utilizzi? Questo qui è un miele di castagno fatto da un'associazione comunque eccezionale. Benissimo, vai. È miele di castagno. Ovviamente non lesiniamo, qui bisogna... Quindi fa pandan. Sì. Con le frittelline di farina di castagno. Ok, molto bene. Allora, bellissimo questo dessert, antico come sapore ma moderno come presentazione. Allora, Claudio Bini, ricordiamolo, agriturismo a Vecchio Tino, ci ricorda gli ingredienti. Farina di castagne, è una frittellina di castagne, quindi farina di castagne, dei pinoli, un goccino di acqua e un pochettino di sale. Bene, non ci resta che prendere il piatto e andiamo quindi all'assaggio. Grazie. Allora, grazie. Claudio, stiamo arrivando. Dulcis in fundo, potremmo dire, perché chiaramente quando si parla di dessert si parla del piatto poi conclusivo che termina una cena suntuosa, un pranzo meraviglioso. Allora, Roberto Ligeri, ricordiamolo, giornalista della Nazione, ha lui il compito di commentare questo piatto. Intanto la presentazione e anche, se vogliamo, un po' come si dice, il connubio piatto-territorio. Ma, assolutamente. Queste sono le classiche frittelle che si facevano dalla notte dei tempi nei nostri paesi, nei nostri borghi, e rappresentavano, diciamo, proprio l'ingresso dell'autunno, si mangiavano soprattutto verso sera e soprattutto nelle famiglie dove i bambini erano numerosi. Davanti a un bel camino fumante, nel quale magari c'erano appesi determinati funghi ad essiccare, quindi è un momento, diciamo, magico in cui la famiglia dell'agricoltore si raccoglieva attorno, come si soleva dire, al focolare. Ecco, qui vedo le frittelle di farina di castagno che sono state guarnite da quello che giustamente viene definito il nettare degli dèi, cioè il miele. Lunigiana, sì. Ha avuto una grande certificazione, è stato il primo a essere riconosciuto a livello DOP. Sì, miele di castagno. E poi sottolineo il fatto che il nostro Claudio ha inserito l'acqua gassata all'interno, e c'è tutta una motivazione legata proprio al fatto che gonfia, diciamo, che, e poi soprattutto che è croccante.
La croccantezza che dà questo elemento. Allora, presentiamo Giorgio Tazzara, ricordiamolo titolare dell'azienda vinicola Monastero dei Frati Bianchi, che si trova in uno dei 100 borghi qui del comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, più esattamente Monte dei Bianchi. Allora, che vino suggerisce per questo dessert? Sì, allora suggerisco la Pollera perché la vedo bene nell'abbinamento con la farina di castagne, perché la Pollera è un vino che rispetto ad altri vitigni la Pollera non è così strutturato e corposo, ma è più fine e delicato. Molto versatile. Molto versatile, e poi è sempre un retrogusto che avendo una buona concentrazione di glicerina ha un finale che ricorda molto sensazioni dolci e morbide. Ecco, caratteristiche del Pollera, gradazione. Allora, questo è il nostro Pollera del 2017, una gradazione di 13 gradi. Ecco, quanta produzione fate del Pollera? Allora, la produzione attuale del Pollera in bottiglie è veramente bassa, siamo sulle 1500 bottiglie. E il vostro mercato è più interno, quindi nazionale o estero? Per il momento ci rivolgiamo a un mercato nazionale e soprattutto a un mercato locale, visto che i numeri sono ancora molto bassi, l'azienda ora ha... Stiamo ampliando l'azienda, stiamo mettendo a dimora nuovi impianti, nuovi vigneti, però la produzione attuale è molto bassa e quindi viene consumata principalmente nel nord. Grazie Giorgio Tazzara, vogliamo allora mescere il vino mentre sentiamo il parere finale, visto che almeno una frittellina te la sei proprio mangiata tutta, sentiamo il parere del nostro Roberto. Prego. Scivolare i calici per dare modo e maniera alla masticazione di avere anche la sua conclusione. Ok, perfetto, prego. Molto croccante, una dolcezza quanto basta, non eccessiva, una farina dolce, una farina di grana molto fine, molto delicata, quella di castagne che è stata utilizzata, e c'è un buon sentore di bosco in questo miele di castagno che guarnisce questo splendido dolce. Benissimo, allora brindiamo ai prodotti della Lunigiana, che sono tantissimi, veramente, elencarli ci saremo qui un'oretta e mezzo. Brindiamo soprattutto ai misteri della Lunigiana. Noi siamo riusciti forse a svelarvi qualcuno, ma non tutti. Gli altri tocca a voi venire a scoprirli. Grazie a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora.